Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su DBZ Space per fare un altro episodio della nostra rubrica, ovviamente, che esce quasi sempre, per l'appunto quando ci sono queste cose molto, molto importanti, per fare ragazzi il pull o non pull delle nostre due batch del terzo anniversario global, ragazzi, che sappiamo che arriverà. Ovviamente la batch, ovviamente la ricorrenza arriverà magari nei primi giorni di luglio. E ovviamente pochi giorni dopo, ovviamente l'inizio della celebrazione, arriveranno anche le batch. Si presuppone tra il 7 e l'8, molto probabilmente il 7, come avevo già detto in un video precedente. Detto questo ragazzi, parliamo del pull o non pull di questi due personaggi. Allora, partiamo subitissimo dall'analizzare il nostro carissimo Veget Int LR, ragazzi, personaggio uno dei più grandi del gioco, davvero un mostro di personaggio, davvero ragazzi. Con lui e con il nostro Meth e il nostro Gogeta LR, in teoria doveva arrivare questa nuova meccanica dei power up, anche se nei global purtroppo, per così dire, perché sminchiano sempre il calendario effettivo da seguire, dovevano per appunto iniziare questo nuovo meta dei power up loro, come è stato per appunto nel Jap, anche se nel global, ripeto, è stato sminchiato tutto dall'arrivo della versione tour di Goku Ultra Istinto, se vi ricordate qualche mese fa. Quindi loro due non apriranno più questo meta. Io di qua ho anche belle pronte le varie batch da analizzare, insieme per appunto le analizzeremo. E quindi ragazzi, prima però vorrei parlare di questi personaggi. Allora, intanto ragazzi, vi ricordo subito che qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina Facebook di Delandomirus, dove potete acquistare ragazzi tantissime dragostone a un prezzo molto molto basso. Contattate Massimiliano Rongo per tutte le news e anche informazioni relative a questo. Mi raccomando ragazzi, dite che vi ha mandato Leonas. Detto questo ragazzi, continuiamo con il nostro pull o non pull. Allora, analizziamo il personaggio. Leader ovviamente della categoria Potara, dà un boost del 170% sulle stats. E ragazzi, qui sto leggendo per l'appunto che boosta il 170% sull'attacco e la vita, ma il 130% sulla difesa. Ovviamente ragazzi, e 3 key alla categoria dei Potara, quindi tutti i personaggi con gli orecchini per intendersi. E quindi poi vabbè, a parte Zarbon, e quello c'ha gli orecchini da prescindere, se non mi sbaglio. Vabbè, lasciamo perdere, sono cose inutili. E passiamo ragazzi alla sua seconda leader skill, perché lui è uno dei pochi personaggi che ha due leader skill. Infatti ragazzi, lui non boosta solo i Potara, ma boosta anche tutti i super int di 3 key e del 90% sulle stats generali. Quindi ragazzi, questo è un personaggio grossissimo, davvero enorme. Ripeto, insieme a Gogeta, uno dei personaggi più forti del gioco, se non quando arriverà nel global tra qualche giorno ormai. Il personaggio più forte del gioco veramente, forse dopo Goku Super Saiyan 3 LR. E a mio parere, con il power up, considerandolo già awakeningato a Veget nella battaglia, superiore a Goku. Però comunque non per quanto riguarda i danni, ma nel personaggio complessivo. Detto questo ragazzi, possiamo partire con il fantasticare di questo personaggio. Allora, perché ragazzi questo personaggio è un personaggio che merita tantissimo? Allora, questo ragazzi è il leader attuale, togliendo Kefla, perché Kefla vabbè non lo utilizza nessuno, nemmeno ora nel global, che comunque esce solo lei come leader Potara. Ragazzi, questo è uno dei personaggi che apre davvero le porte sia al team Potara, che per adesso ripeto non ha proprio un vero e proprio leader, ma ragazzi rinnova anche il team Metamor. Non questo ovviamente, però sto parlando di Gogeta. Però prima parliamo di questo. Questo ragazzi è un personaggio che grazie all'awakening che ottiene in battaglia diventa una macchina di distruzione di massa, davvero una macchina da guerra, perché con tutti i vari counter che fanno un danno assurdo. E ragazzi, Con le special che fa, con la 18 key che fa, che ragazzi la sua particolarità è che i key rainbow insieme ovviamente a Gogeta prendono 2, non 1 ma 2, quindi è davvero un mostro di potenza assurda. E ragazzi, per appunto questo dà la possibilità di far rinascere il team Potara, perché ragazzi con questo leader tutti giocheranno, come è ancora nel Jap, tutti giocheranno il Potara. Davvero ragazzi, un team mostruosamente forte, ripeto, grazie a questo leader uno dei più forti del gioco, da quando arriverà ovviamente.
E ragazzi, è un leader davvero mostruoso. Unica pecca, per così dire, sia di lui che di Gogeta, che ragazzi, diciamo, si attivano questi awakening, per così dire, soltanto se abbiamo il 50% in meno di HP generale, ovviamente, se la barra di HP è sotto il 50%, e ragazzi, se sono superate le 6 turnazioni. Quindi ragazzi, ci sono un po' di condizioni da rispettare per far sì che questi due personaggi si evolvano oppure si fondano, come volete fare, come volete chiamarle, per fare diventare o Vegeta o Gogeta. Però ragazzi, capite bene che nei loro team, soprattutto magari il Metamor, però anche in questo ragazzi non li vedremo quasi mai con il power up attivo, a parte ovviamente, che ne so, nella boss rush oppure nella super battle road. Allora lì sì che si possono vedere un pochino di più il power up, però comunque si vedono molto molto di rado. Quindi ci conviene analizzare i personaggi anche senza l'awakening, in quanto Vegeta in questo caso senza l'awakening sta sotto Gogeta, perché fa meno danni, e entrambi tankano, quindi questo non possiamo scegliere chi è il più forte tra i due. Però ragazzi, se dobbiamo scegliere tra uno dei due personaggi, per quanto riguarda il danno complessivo senza l'awakening, senza il power up, senza la fusion, come volete chiamarla, Gogeta fa più danni, Gogeta LR fisico fa più danni dei due Goku e Vegeta con l'orecchino, ovviamente. Quindi ragazzi, purtroppo senza l'awakening, ripeto, questo personaggio sta sotto al Goku e Vegeta Angel, mentre con il power up di entrambi, considerandoli entrambi già fusi, Vegeta sta sopra Gogeta, perché Gogeta se tanca e fa un danno assurdo, però ragazzi, Vegeta con tutti i vari counter, per appunto con il danno stesso che fa, supera Gogeta. Quindi diciamo, si alternano un po' i due personaggi. Ovviamente in un caso è più forte l'altro, in un caso è più forte l'altro ancora. Quindi dobbiamo un po' scegliere in base anche a questo. E più che altro ragazzi, io vi consiglio di scegliere in base al vostro team più forte e più grosso che avete. Per esempio, io nel Global per il momento dovrei puntare di più sul Metamor, perché ho Gogeta Inta Full Ability, ho Gotenks Super Saiyan 3 ad Ability 2, ho Gogeta quarto livello ad Ability 3, mentre il mio Potara per il momento è uno dei più scarsi di tutti. Non ho né Vegeta, né Blue Tech, non ho Rose STR, quindi ragazzi dovrei un pochino puntare più su Gogeta, in quanto ho un team Metamor molto più forte. Però se questo vale per il Gobal, per il Jap per me è il contrario, perché comunque ho per appunto Vegeta Blue Tech Full Ability, ossia Rosé, o Vegeta Super Saiyan Fisico. Quindi ragazzi, dipende un po' dal box che avete. Io e il mio consiglio spassionato è che tutti coloro che fino ad ora, vabbè, comunque adesso andiamo ad analizzare le batch prima di dare una conclusione, però ragazzi il mio consiglio iniziale, prima di dare quello definitivo, è di buttarci tutte le stone che avete. Però adesso comunque andiamo ad analizzare le batch, che qui ragazzi abbiamo le due batch. Io vi ricordo che all'incirca, non è proprio precisa la cosa, dovrebbero dare nell'anniversario complessivo, sia nel login, sia per quanto riguarda il giorno stesso della celebrazione, sia per quanto riguarda le varie mission da fare, ragazzi dovrebbero dare all'incirca sulle 300-400 Dragonstone. Saranno leggermente minori rispetto a quelle del Jap, che dettero nel Jap, però ragazzi sono migliori le batch, perché già ragazzi noi abbiamo, rispetto a quando c'è nel Jap, l'SSR garantita, e questo ragazzi è davvero un vantaggio assurdo, anche se se può non sembrare, è un vantaggio assurdo per quanto riguarda l'uscita di questi due personaggi, perché ragazzi ovviamente il rate up di entrambi è più alto, è ovvio, è più alto, ma è scontato, essendo comunque batch per appunto da Dokkan Fest, alla fine essendo un Dokkan Fest. E quindi ragazzi sono per l'appunto i più alti rate. Poi con l'SSR garantito abbiamo ancora una percentuale in più di che escano, perché se prima potevano esserci le multi, quelle votissime anche di tutte di fila, adesso non ci possono più essere, perché un SSR, anche se di merda, te lo possono tirare dietro obbligatoriamente, perché il decimo personaggio ragazzi, come mai sappiamo, è per forza un SSR garantito, quindi questo ci può dare una mano. Però ragazzi, detto questo, andiamo ad analizzare nel complesso una delle due batch, perché se vi ricordate
all'interno della batch di Vegeta, perché questa, ragazzi, è la batch di quella di Vegeta, se non vado errato, sì, perché non sono Angel, quindi questa è la batch di Vegeta, abbiamo determinati personaggi featured. Allora, ovviamente abbiamo lo stesso Vegeta Intel R, quindi la forma base SSR, sia di Goku che di Vegeta, quella appunto forma base, con gli orecchini, in teoria dovrebbero essere, forse no, senza orecchini per l'appunto, quindi, ragazzi, abbiamo loro due. Poi vabbè, qui adesso non carica le varie immagini, però comunque, ok, le caricate. Questi, ragazzi, sono i personaggi featured che c'erano, ripeto, c'erano nella batch, quella del Jap. Non sappiamo però se li metteranno esattamente uguali per il Jap, per il Global, oppure li cambieranno. Quindi, ragazzi, ovviamente non metteranno Vegeta Blue Tech, perché sennò proprio la situazione cambia. Però, ragazzi, all'interno quasi sicuramente troveremo ovviamente l'LR, ma ovviamente, ragazzi, anche il nostro Vegeta Special Physio, che è un personaggio, ragazzi, molto molto forte, davvero fortissimo. Poi abbiamo un altro Neo Reader che è Kid Buint, ma ragazzi, diciamolo, è un personaggio che ormai è vecchio, non utilizza quasi mai nessuno, anzi nessuno, perché tutti adesso vanno soltanto nei class team. È ovvio, ragazzi, se cambia il meta cambia anche le voglie di giocare alcuni team. E quindi, ragazzi, poi vabbè, ci sono altri personaggi che non si utilizzano più come leader, per esempio loro due oppure lui stesso, però comunque si utilizzano come personaggi all'interno di un team. Forse molto di più Vegeta Super Saiyan GL che il fisico, però comunque alle fine siamo lì. Detto questo, ragazzi, possiamo partire all'analisi della prossima batch, che vabbè, prendiamo questa perché comunque non è quella del 300 ore dove c'è il vantaggio iniziale, però comunque guardiamo un po' i personaggi che ci sono all'interno di questa batch. Allora, questa, ragazzi, è una batch leggermente più grossa. Perché? Perché all'interno troviamo due Neo God Leader, ragazzi. Ovviamente troviamo anche Gogeta quarto livello. Quindi, ragazzi, io ci pullerò assolutamente, perché Gogeta quarto livello, come sapete, ce l'ho ad Ability 2. Ability 3, scusate. Quindi me ne manca soltanto uno per portarlo a full ability, e non vedo l'ora. Poi abbiamo Janemba, ragazzi, che, vabbè, io ce l'ho ad Ability 3, quindi mi interesserebbe almeno ad Ability 1. Poi, ragazzi, daranno una stone rossa, quindi la possibilità di scegliere un Neo God Leader nel Baba. Quindi, ragazzi, ci sono davvero tantissime novità. Io ovviamente sceglierò o Cooler Fisico o Go Super Saiyan 3 Angel Tech, che comunque mi manca, quindi sceglierò sicuramente un Neo God Leader che mi manca. Quindi vabbè, poi ovviamente ci sarà la possibilità di acquistare la stone viola, se non vado errato, con i 40-50 euro nel Baba, forse 40, perché ci saranno gli sconti. Però, ragazzi, questa, ripeto, è la batch più grossa, perché come vedete abbiamo anche Gogeta Int, che è un altro Neo God Leader. Poi abbiamo Gogeta STR, che è un personaggio che ormai, vabbè, non utilizza nessuno, ma che ha full ability, ragazzi, fa davvero dei danni assurdi tuttora. C'è lo stesso Janemba Int, che è il vecchio PG tank, uno dei tank più forti del gioco, ovviamente lo era. Quindi, ragazzi, per il momento questa batch rimane, se entrambi saranno esattamente uguali a queste, rimane sopra all'altra. Quindi questa qui, dove c'è Goku e Vegeta Angel, quindi quelle che diventeranno Gogeta LR, rimane sopra a quella di Vegeta per il momento, ragazzi, con le informazioni, vedendo quella del Jap. Quindi, ragazzi, detto questo, conclusione finale, vabbè, analizziamo un attimino Gogeta. Ovviamente, ragazzi, ha 3 key e sempre la stessa leader skill, però ovviamente per il meta, per la categoria Metamore, e anche per boostare super fisici, quindi 3 key e 90% sulle stats, come mai sappiamo esattamente l'opposto del Vegeta Intel R. Personaggio, ragazzi, che, ripeto, ha forma normale, quindi Goku e Vegeta Angel Super Saiyan è superiore al suo alter ego, ma con il power up, ragazzi, Vegeta è superiore a Gogeta. Quindi un po' si alternano entrambi, una volta più forte uno, una volta più forte l'altro. E questo, ragazzi, per appunto rinnova il team Metamore, anche se tuttora, ragazzi, era giocato molto di più del Potara. Quindi, ragazzi, conclusione finale di questo video pull o non pull, io vi dico subito che sia per i free to play sia per i non free to play, ragazzi, dovete buttarci il mondo. Ovviamente, ripeto, in base al vostro box scegliete prima su chi pullare, perché ovviamente se avete il team Metamore più forte del Potara, prima buttatevi su Gogeta, e poi magari anche quando ce l'avete l'avete trovato ad Ability Free, o andate su Vegeta se li volete avere entrambi. Se invece vi importa soltanto di averne uno ad Ability, buttate tutto su quello, ovviamente in base al team che avete più forte. Io ovviamente, ragazzi, cercherò di pullarli entrambi, ci sarà un video pull ovviamente magari il giorno dopo l'uscita di queste batch, quindi se arriveranno ovviamente la mattina ci sarà il pomeriggio, se arriveranno la sera alle 9 arriverà il giorno dopo, quindi, ragazzi, preparatevi a un video pull grandissimo. E, ragazzi, ripeto, questi due personaggi sono entrambi da avere, perché
alzano di gran lunga l'asticella dei propri team e sono entrambi due PG che stanno assolutamente nella top 5 come minimo dei PG più forti del gioco attualmente nel global, se non nella top 3. Quindi ragazzi, per il free to play buttateci tutto in base ovviamente al team più forte dei due che avete. Ripeto, se avete il più forte il Potara andate prima su Vegeta, se avete il più forte il Metamor andate prima su Gogeta, e poi scelta vostra, se con quelle che vi rimangono volete continuare su quel determinato personaggio oppure volete spostarvi per avere anche l'altro, scelta vostra. Per i scioppone come me, ragazzi, dobbiamo averli entrambi, dovete averli entrambi, perché entrambi, ragazzi, magari anche ad ability, sono davvero delle macchine di distruzione di massa. E ripeto ragazzi, sono, se non ragazzi, sono le bacce attualmente più grosse che sono mai arrivate qua nel global, ovviamente ragazzi, non tanto per i personaggi all'interno delle varie bacce, ma proprio per questi due personaggi. Io ragazzi, per questo video è tutto, io spero davvero di avervi dato una mano, di avervi dato un consiglio. Ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like e un commentino là sotto, condividete questo video ragazzi, mi raccomando, condividetelo a tutto il mondo perché tutti devono sapere quello che pensa Leonas, quindi vabbè è un consiglio spassionato che vi do. E niente ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale ancora una volta, noi ci vediamo questa sera con Assassin's Creed Origins, mi raccomando ragazzi, mettete un bel like e condividete il video, noi ci vediamo questa sera. E ciao a tutti.